Buonasera a tutti, eccoci ritornati in diretta con me Andrea Sperti, grande ospite di serata. Andrea, grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a Com'è te, andata la grazie a tua, te. com'è stata la tua prestazione sabato contro il Frosinone? Beh, buono, no? Ho fatto pressione psicologica sul giocatore del Frosinone talmente tanto da far sbagliare due volte Turati, che io poi ho letto un po' di commenti, no? Un sacco di crediti a Turati, però io francamente ricordo che Turati ha sempre salvato il Frosinone quest'anno. Cioè ricordo delle parate da una a Salerno, alcune contro l'Inter, molto belle, quindi non so perché l'hanno criticato così tanto, però vabbè. Turati ha fatto questa stagione Col buon talmente portiere. bene che io al fantacalcio ho lui e Provedel, purtroppo, fra virgolette, cioè aperta parentesi e chiusa su Provedel, purtroppo. Ogni tanto mi viene il dubbio se mettere Turati o Provedel, perché non so. In casa forse è meglio Turati, ma giù in casa, perché Sì. Frosinone fuori balla, però in casa non va male. Siani non è il comico, è di Cronache di Spogliatoio. No, non è Tra Alessandro l'altro, fa una Sabato. trasmissione molto bella con Cronache che io seguo sempre. Non so se la seguirò più perché se n'è andato Walter Sabatini. Mi dispiace dirlo, però era il motivo per il quale seguivo quella trasmissione. Beh, anche perché Quindi. Bordi, cioè con tutto il rispetto per Bordi e Siani, però non erano degli aneddoti così divertenti, lui era, no? Ragazzi, ieri non c'erano i presupposti per fare la diretta dell'Apollo perché stavamo praticamente in ultima fila e poi. Ma poi che Sinceramente, diretta volevi fare? Cioè non c'era niente da riprendere in realtà, perché hanno fatto uno spettacolo e basta, non diciamo c'era da riprendere. che se non lo so, se avessi mangiato come accadrà al Pipa e come è accaduto quando si mangia, io riprendo sempre tutto. Come sapete, vi ho mostrato il mio panino col pulled pork che riprenderò fra 3 giorni. A proposito, No, ragazzi, nessuno ha mangiato panettone. Ci sarà la live reaction, vedremo la partita dell'Inter Lecce, tutti quanti al Pipa di Muro Leccese, come abbiamo fatto già contro il Verona, e vi aspettiamo per vederla lì con noi. C'è anche Pierpaolo, quindi ragazzi, sabato vi aspettiamo al Pipa di Muro Leccese per Ciao, la ragazzi. diretta, la live reaction di Inter Lecce, e lì si che si mangia, perché Luke Dan voleva io che mangiavo il panettone ieri. No, non abbiamo mangiato Niente. nessun panettone purtroppo. Filippo gli hanno lasciato a digiuno ieri. Sì, mi hanno lasciato a digiuno, ragazzi. Sono cose che succedono purtroppo. Non sempre i professionisti come me riescono a tornare a casa a pancia piena. Comunque, Andrea, un commento sulla serata di ieri. Una serata simile a quella dell'anno scorso, solamente dell'anno scorso si è mangiato Aspetta, perdonami, no, perché non eravamo è al ristorante. esatto, scorso anno No, siamo a simile nel Serra. senso che lo spettacolo è stato più o meno quello, c'erano le stesse persone, cioè Giampaolo Radovano Morelli che presentava insieme a Marco Renna, hanno prefatto un po' di premiazioni, hanno fatto un po' di cabaret, nel senso che i premi dati non erano premi veri e propri, ma diciamo cose simpatiche, e basta. Ma Rorvino se ne è tornato a casa con un panino alla mortadella, Da mezzo metro, stanno... praticamente, quel panino alla mortadella. esatto, e noi con uno scaldacollo e con un cappellino. Sì, sei rimasto Questo. soddisfatto dai regali, Andrea. Assolutamente sì, rispetto al beauty 2 anni consecutivi almeno posso E Paolo, il tuo utilizzare commento questo sulla dono. serata qual è? No, innanzitutto volevo fare gli auguri a Zinedine Zmajlovic, visto che è il compleanno, quindi facciamogli gli auguri. Al nulla. Approfittiamo per fare Non a so se ne ha 20 anni. fatti qualcun altro oltre a noi. Quindi ne approfittiamo per fare proprio perché noi ci distinguiamo. Cioè, no, è stata una serata tranquilla, diversa dalle altre volte, perché è stato un Christmas show come fanno molte società, devo dire. È carina molto la location, Teatro Apollo. È stata una serata particolare, diciamo divertente, perché abbiamo visto un po'. Forse per una sera, come ha detto Sticchi Damiani, ci siamo un po' tolti gli abiti della serietà, no? E ci siamo lasciati un po' andare a delle cose divertenti, come appunto i premi di cui stavamo parlando prima. Posso dirvi che è davvero triste premiare come miglior gol un gol non compiuto. Ma guarda, è stato secondo me il Poi sigaretto più bello rientrava nella di serata, rientrava nel clima della serata, come dicevamo prima, cioè era una cosa comunque carina, una cosa
appunto che rientriamo nel clima della serata. Io mi sono messo a ridere perché fanno salire sul palco Rafià, Udan e Cristovic, fanno secondo voi chi ha vinto, ognuno dice il suo, a un certo punto ha vinto Piccoli, arriva Piccoli da retrovia, è stata divertente. Come, è stata una cosa bella, è stata una cosa carina, onestamente mi è piaciuta, quindi. Però questo vi fa capire che è stata comunque, c'era un bel clima, cioè, mi è piaciuto perché comunque c'era un bel clima, si respirava comunque aria di festa, e ha aiutato sicuramente i tre punti contro il Frosinone, perché c'erano tanti sorrisi, quindi no, c'era un bel clima di festa, è stata una cosa particolare rispetto ai classici incontri di Natale, no, perché è stato un vero e proprio spettacolo. Poi avete visto insomma un po' di foto, un po' di video che sono circolati con questi premi molto particolari, molta invidia per il direttore Corvino, perché quel panino effettivamente che era alto quanto, era un panino alto quanto Strefezza praticamente enorme, però Strefezza che fra l'altro ha ballato la canzone di Falcone insieme a Falcone, momento Falcone, anche è stato carino, cantato in romano. Abbiamo sentito Falcone cantare in romano. Se l'avessero visto i giornalisti e i tifosi della Roma probabilmente si sarebbero già scatenati. No, è stata una serata bella, dai, è stata una bella serata. Ma qua ancora, mi raccomando, la partita è sabato, se mai vai domenica a San Siro, trovi vuoto San Siro il 24 dicembre, mi raccomando, sabato la partita. Ah, pulisci lo stadio. Allora, Andrea, in queste ore mi stai ribadendo più volte che sbancheremo San Siro, che ne pensi di queste due dichiarazioni? Allora, oggi non l'ho fatto. Ma no, a parte gli scherzi, oggi vediamo che succede Inter-Bologna, speriamo in una bella partita tirata fino al 120esimo più calcio di rigore, poi qualche affaticamento muscolare sparso qua e là senza gravi infortuni a giocare dell'Inter, ma a prescindere dagli scherzi, io spero di vedere una squadra diversa da quella che ho visto allo Juventus Stadium. Poi voi mi direte, allo Juventus Stadium puoi giocare solo in quel modo perché la Juve ti fa giocare così, l'Inter invece probabilmente qualche spazio in più te lo lascio perché è una squadra che gioca a calcio e attacca, però io voglio vedere un Lecce aggressivo, un Lecce che vuole andare lì per prendersi i punti. Poi 90 volte su 100 a San Siro perdi, perché noi abbiamo vinto solamente una volta contro l'Inter in 30 anni lo affrontiamo. Però se giochiamo come sappiamo li possiamo mettere in difficoltà, perché loro comunque hanno qualche defezione, soprattutto sulla destra mancherà Quadrado e probabilmente mancherà anche Dumfries. Vabbè, c'è Darmian. Però oggi comunque giocano una partita tosta. Oggi è mercoledì, la partita è sabato. Comunque ho sentito che probabilmente Lautaro e Thuram faranno una staffetta. Quindi non lo so, secondo me se ci presentiamo con coraggio si può fare qualcosa. Poi per me la sbanchiamo, San Siro dopo 22 anni. Andrà, aspetti, per me sbanchiamo San Siro. Responsabilità di queste parole. Mettilo qua sopra, mettilo in... No, tanto dopo facciamo il gioco pronostici, comunque, dopo il gioco si fa, cioè alla fine puntata facciamo. Non su Lecce, chiaramente, anche se tu l'hai detto, okay. Però. Poi sulle altre cose. E poi tu come la vedi? Di base male, cioè, perché quando vai a giocare con l'Inter a San Siro devi partire quando vai a giocare con l'Inter a San Siro, devi partire dal presupposto che se l'Inter gioca da Inter hai poche chance. Ma questo è un dato di fatto, non sto dicendo nulla di particolare, questo è un dato di fatto perché da giugno a questa parte l'Inter ha perso due partite, e una è la finale di Champions e l'altra è la partita col Sassuolo. In questa stagione ha perso soltanto la partita col Sassuolo, quindi stiamo parlando di quel tipo di squadra là. Una squadra che sì, adesso c'è la Coppa Italia, ma è una squadra che è costruita per fare più competizioni, quindi ha comunque una profondità della rosa importante. Basti pensare che si parla di scarso minutaggio per un giocatore come Frattesi, per dire che, insomma, faccio fatica a trovare molti centrocampisti in questo momento più forti di lui in Italia. Quindi se l'Inter fa l'Inter, prepariamoci a una serata difficile. Però se il Lecce fa il Lecce, magari sfrutta qualche imperfezione dell'Inter, poi chi lo sa, il pallone è tondo, ragazzi, può succedere veramente. Frosinone ieri ha sbancatissimo il Maradona. Ok, che il Napoli non è l'Inter e il Frosinone è una bella squadra, però per dire 0-4 è un risultato impensabile, no? Sì, ringrazio per l'abbonamento... Ale Ama 19, Marco Ancora, Lupe 78, Lufuecu,
negli scorsi giorni Drew Shape, Ginocchiello, Francesco Pio Fersini. Grazie ragazzi, grazie per l'abbonamento. Bravo Andrea, andiamo a vincere. Una provocazione: se vi offrissero Radonjić per Strefezza a gennaio, voi cosa fareste? Io sono innamorato di Radonjić, cioè, prenderei da Strefezza con tutto il bene che gli voglio, glielo porterei a Juric, mi porterei Radonjić, perché Radonjić, ragazzi, se sta in forma è un fenomeno. Cioè, se sta di testa, più che altro, è un fenomeno. Strefezza quest'anno... Diciamo che potrebbe essere incoerente con la cosa, prima professionisti e poi qualità, nel senso che Radonjić, più di qualche fuorilista se l'è fatta per questioni extracampo, quindi sarebbe un po' incompatibile col motto, ci vorrebbe un'opera... Non lo sai, io ricordo la conferenza stampa, ricordo la conferenza stampa di Juric a fine partita contro il Lecce, e tipo i giornalisti di Torino gli chiesero: mister, ma come Radonjić sta trovando meno spazio? E Juric rispose: in questo momento stiamo facendo scelte tecniche diverse. Pum. Cioè, quindi molto, molto netto. È un giocatore molto forte, per carità, però non lo so. Io mi tengo Strefezza in questo momento perché conosce la piazza. Anche ieri ha ribadito che a Lecce si trova bene. Quindi dobbiamo portare a casa una salvezza, ragazzi. Io mi fido in questo momento di Strefezza. Siamo pronti, quasi pronti col primo ospite di serata. Io comunque questo primo piano lo voglio lasciare per un bel po', esperti, per me sbanchiamo San Siro. Diamo il benvenuto al capitano del Lecce Women, Serena D'Amico. Buonasera Serena e grazie per essere con noi. Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Come vedi Serena, siamo particolarmente felici questa sera, da questo virgolettato lo puoi evincere abbastanza facilmente. Dopo ti chiedo anche cosa ne pensi di questo virgolettato, però prima andiamo... Sono d'accordo, te lo dico già, sono d'accordo. Ah, partiamo subito, com'è che sei d'accordo con Andrea Sperti? Beh, perché dopo l'importante vittoria contro il Frosinone, penso che la squadra abbia acquisito fiducia, un risultato che mancava comunque da parecchie partite. L'ideale per affrontare l'Inter in questo momento. Andrea, che dici? Andrea si è frizzato. È rimasto. Anche lui, troppo emozionato per le esclamazioni che ha fatto Andrea, quindi c'è rimasto pure lui per queste frasi. Pierpaolo, l'altra sera siamo stati alla festa del Lecce Women, che dici? Sì, siamo stati allo scambio di auguri di Natale del Lecce Women, che sta andando molto bene. I numeri che ha detto Lino De Laurentiis l'altra sera sono abbastanza evidenti, sta attraversando un ottimo periodo di forma. La squadra, anche il capitano Serena, ha messo dentro un po' di gol nelle ultime settimane, 253 in tutto in campionato, dico bene? Sì, abbiamo contato solo quelli in campionato, quelli in coppa no. 253 in campionato, quindi sì, stiamo parlando di numeri... Sì, abbiamo raggiunto un traguardo importante. Adesso superati 200, superati 250, adesso devi iniziare a pensare già ai 300, perché devi iniziare piano a piano, dai. Però speriamo, incrociamo le dita. Dai, l'obiettivo chiaramente è sempre quello. La squadra, io sono rimasto impressionato da un dato che ha detto sempre Lino l'altra sera, ovvero l'età media della squadra. Praticamente ha detto che l'età media è poco superiore a 19 anni, cioè abbastanza incredibile, perché poi noi... Sì, purtroppo alzo io la media, essendo la più grande, te lo dico già. Noi ci sorprendiamo del Lecce, prima squadra che più o meno c'ha 23 anni, e restiamo insomma sorpresi da questo dato. Io quando ho sentito 19 anni età media e poi addirittura delle ragazze 2008 che hanno giocato, sì, 2008-2009 dicevo 2008-2009-2007 sono titolari inamovibili di questa squadra. Questo dimostra anche il coraggio sicuramente dell'allenatore, ma anche
quello che è il progetto di questa squadra, no? Far crescere le ragazze del territorio, in modo magari un giorno da non dover andare a pescare magari all'estero, ragazze di esperienza. Quindi si punta sulle giovani calciatrici. È praticamente lo stesso progetto della squadra maschile, rispecchia gli stessi valori. Ma insomma, questo tipo di progetto, quindi far giocare anche ragazzi di 15, 16, 17 anni, è stato intrapreso di recente oppure è una caratteristica storica delle Lecce Women? No, è una caratteristica storica. L'ho vissuto anche personalmente quando, dopo aver compiuto 14 anni, ho iniziato a giocare con ragazze più grandi ed essere titolare in questa squadra. Quindi è da anni che si porta avanti lo stesso progetto e i risultati si vedono. Leggiamo qualche messaggio dei tifosi da casa. Un saluto a Serena, ricordo quando molti anni fa giocavamo insieme contro delle partitelle della vecchia piazzetta Bellini, delle casermette, fortissima già da allora. Invece Marco, sì, Manino, praticamente... Io non... Mi sentite? Sì, dici, gli ho fermato io, dici. Sì, praticamente io non ho frequentato scuole calcio quando ero più piccola, perché comunque non c'erano scuole calcio femminili, c'erano soltanto scuole calcio maschili, e i miei genitori non volevano, quindi mi toccava giocare per strada. E sicuramente con questo ragazzo qui ci abbiamo giocato contro. Invece ti chiedono, hai rifiutato proposte di squadre di Serie A e se sì, perché? Sì, ho rifiutato e sono contenta di questo, lo rifarei altre mille volte. E proprio qualche giorno fa mi hanno posto la stessa domanda, no? E ho risposto che sembra una frase fatta, una frase per fare bella figura, ma in realtà non è così. Però io sinceramente non mi ci vedo con una maglia diversa rispetto a quella giallorossa. Da quanti anni stai nel Lecce? Sono 18 anni ormai. Mamma mia, 18 anni. sono tanti. Sì, sono arrivata in questa squadra a 12 anni. Wow. All'epoca non c'era settore giovanile, non c'era scuola calcio, quindi ho dovuto aspettare i 14 anni facendo soltanto allenamenti con questa squadra qui. Però è una vita. Ne è valsa la pena, Andrea. Sì, ne è valsa la pena. Sì, io infatti ti volevo chiedere, Serena, ma secondo te, no, visto che comunque i miglioramenti, l'hai detto anche tu, quando eri piccola non c'era la possibilità magari per le bambine di giocare in una scuola calcio, adesso un po' c'è una sensibilità diversa, ma quali sono secondo te i miglioramenti o comunque le cose che si possono fare per fare in modo che sempre più bambine possano intraprendere, diciamo, cioè possono appassionarsi e avvicinarsi a questo sport? Secondo te c'è ancora una mentalità chiusa, soprattutto qui da noi, o no? Sì, allora, come ho detto anche ieri, sicuramente rispetto al passato l'interesse verso il calcio femminile è cresciuto tantissimo, però c'è ancora tanta strada da fare. Il boom c'è stato dopo il Mondiale del 2018, e l'abbiamo testato personalmente anche con le tante iscritte che ha avuto il nostro settore giovanile. Si è passati da 10 iscritte, 15 iscritte a 115 iscritte. Quindi sicuramente qualcosa è cambiato. Purtroppo però il calcio femminile viene visto ancora come uno sport da uomini, uno sport minore. E fino a quando ci sarà questa convinzione, purtroppo non si farà tantissima strada, secondo me. Anche il fatto stesso che le calciatrici non siano considerate professioniste. Solo da quest'anno le professioniste sono le calciatrici della Serie A. Sì. Quindi finché non cambierà questo, secondo me, non cambierà neanche la mentalità. Poi purtroppo anche sui social noi veniamo discriminate tantissimo. Se andate a leggere magari i commenti sotto alcuni post, il fatto stesso che abbiano trasmesso delle partite della nazionale femminile, no? In TV, i commenti sono stati: mandate a girare il sugo, andate a cucinare. Purtroppo però questa gente non sa che noi donne possiamo sia cucinare, possiamo preparare la pasta, il primo e il secondo, ma possiamo contemporaneamente giocare a calcio. Abbiamo tanti, poi fare entrambe le cose meglio degli uomini. Esatto, fare entrambe le cose meglio. No, che poi è la
mondiali non ci va da boh, non lo so, cioè, l'ultima partita di una fase finale Filippo di mondiali, gli uomini è la finale del 2006, quindi non vorrei dire, però noi sappiamo benissimo che non possiamo paragonare il calcio maschile e il calcio femminile, cioè sono a livello fisico differenze oggettive. Però no, non è giusto neanche discriminare questo sport, perché i sacrifici che si fanno sono gli stessi, anche, forse anche di più, perché noi appunto dobbiamo lottare contro le varie discriminazioni. Però lo facciamo tranquillamente, andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo qualche messaggio da casa. Pippi Combo scrive: ciao Serena, volevo chiederti se è caloroso il pubblico di Castrignano. Sì, è caloroso. E ogni domenica viene tanta gente di Castrignano e non solo. È un paese che si è appassionato a questo sport ed è vicino alla nostra squadra, e lo dimostra ogni domenica, quindi sì. Piero chiede: ciao Serena, non pensi che una riforma del campionato di Serie C femminile sia doverosa? È abbastanza assurdo che non potersi giocare nemmeno i playoff arrivando seconde. Sì, sarebbe necessaria, infatti. Sono tre gironi, accede alla Serie B soltanto la prima in classifica, non ci sono playoff purtroppo. Pierpaolo. Sì, no, a proposito del discorso che facevamo prima, poi effettivamente la cosa bella del Lecce Women, perché mi è capitato di vederlo sia l'altro giorno allo scambio di auguri, ma anche in passato ricordo un Open Day proprio del Lecce Women. La cosa bella è vedere proprio l'organizzazione che parte dalla scuola calcio, quindi sin dalle più piccole fino ad arrivare poi alla prima squadra, cioè veramente un'organizzazione importante. La cosa bella è che i numeri poi vanno sempre in crescendo a livello di iscritte, quindi è una cosa che col tempo fisiologicamente andrà sempre a migliorare. Serena, volevo chiederti come ti senti, diciamo, nel ruolo di essere un po' capitano chioccia nei confronti delle più giovani, delle ragazze appena arrivano in prima squadra. Come senti la responsabilità, un po' il peso di essere capitano, veterana e bomber della squadra nei confronti delle ragazze che arrivano e vestono magari per la prima volta la maglia della prima squadra? Sì, sicuramente sento la responsabilità. Però ti posso dire che sono ragazze che arrivano in prima squadra con una grandissima personalità, quindi il mio compito, magari io con le parole non sono tanto brava, quindi preferisco fare i fatti alle parole, e cerco di essere l'esempio in quel modo. Sicuramente se mi chiedono qualche consiglio, lo do tranquillamente anche in partita, no? Magari ci sono situazioni che una ragazzina non riesce a gestire perché ha la prima esperienza, quindi magari intervengo io e sono vicino a loro in questo modo, più con i fatti che con le parole, sicuramente. Andrea, il tuo obiettivo invece, Serena, qual è? Cioè, sia personale, diciamo, sia arrivare a 300, 350, quanti roll vuoi fare? Guarda, io con questa maglia ho raggiunto traguardi impensabili, quindi no, non posso chiedere altro, sicuramente. Però c'è un tetto che ti sei posto, magari anche per stimolo, no? Beh, sicuramente migliorare sempre, fare tanti gol per aiutare la mia squadra a raggiungere obiettivi importanti. Il mio obiettivo è quello di portare questa squadra in Serie B, fare il salto di categoria. E credi che sia un qualcosa che, insomma, si può raggiungere nel breve termine, medio, lungo? Beh, io penso che un paio d'anni almeno siano necessari. Cioè, il tempo necessario per far crescere le ragazzine, no? Quello, non puoi pretendere di vincere un campionato subito, c'è un progetto alle spalle, quindi col tempo sicuramente si farà. Ti chiedono qual è il tuo modulo preferito, se nel corso degli anni avete cambiato modulo o avete mantenuto lo stesso. No, abbiamo cambiato anche all'inizio di questa stagione. Fino all'anno scorso giocavamo col 4-3-3, anche all'inizio di questo campionato col 4-3-3, poi siamo passati al 4-4-2. Però entrambi i moduli per me sono indifferenti, nel senso non ho preferenze.
Daniele scrive: Ciao Serena, complimenti per il grande campionato che state facendo. La nostra bomber è bella e brava. Sandro scrive: Serena, una domanda. Cosa pensi dell'idea di giocare in 11 o in un campo a 9 con porte a quindi modificare, giocare a 9 uomini oppure con porte con dimensioni più piccole e tempi, insomma, riformare il gioco del calcio per il calcio femminile? Beh, no, perché? No, assolutamente no, non mi piace l'idea, no. Ma non credo ci sia un'idea nemmeno sotto questo punto di No, vista. Non infatti, se ne è parlato, non l'ho credo. sentita mai questa cosa, no, no. Tra l'altro, Anzi, io ho l'idea avuto anche potrebbe essere il modo. Lecce Women al Via del Mare un giorno. Una bella partita al Via del Magari, Mare. quello sarebbe sì. Abbiamo chiesto al presidente, l'abbiamo chiesto. Ma l'avete mai fatto in Lo passato? ricordo, No. Non abbiamo mai giocato al Via del Mare, Sarebbe no. Magari una partita promozione, magari una qualcosa. partita promozione. Speriamo, dai. Però sì, sarebbe un sogno. Magari con lo stadio pieno anche. Fra l'altro, a me è capitato di vedere anche, insomma, qualche lights di squadre femminili come Roma, Barcellona, insomma, a livello altissimo in quelle partite, sono Sì, anche molto sì, belle sì, da sì. vedere. Bella Champions quella, no? Esatto, sì. Champions DAZN Sì, trasmette. rispetto al resto d'Europa siamo però un passo indietro. Ma sempre forse per il discorso della mentalità che non c'è in Italia, Sempre per il magari quello. discorso. Sì. Esatto. Cioè tu quando hai delle compagne straniere ti accorgi che hanno un passo in più perché magari già da piccole hanno Sì, un pochino di mentalità diversa. soprattutto a livello fisico, perché in altri paesi europei si è anche a scuola, no? Si è più attenti a fare attività fisica, invece in Italia non si fa neanche l'ora di educazione fisica un altro po'. Quindi vedi la differenza soprattutto in quello. Però magari a livello tattico siamo più avanti noi rispetto a loro. Io ho un'ultima curiosità, ma il fatto dell'età media 19 anni anche nelle avversarie del Lecce o il Lecce che spicca per questa cosa? No, penso che siamo la squadra più giovane del campionato, o una delle poche comunque. E Sì, se vedi le quindi distinte altre squadre, comunque sono tutte ragazze di esperienza. insomma, siamo un esempio, ci contraddistinguiamo anche nel Sia nel maschile che campionato nel femminile. femminile. Sì, Diciamo che infatti, l'hanno Serena, detto di nuovo. il futuro è rosa ed è roseo, possiamo dire. Sì, Come si suona? sicuramente. Sì. Dai, no, E con effettivamente, questo. considerando appunto tutti questi fattori, l'età media bassa, un settore giovanile che sta diventando sempre Crescendo più un serbatoio, ragionando diciamo in prospettiva futura, considerando Serena D'Amico che fa sempre una caterva di gol, anche aggiungendo tutto questo, diciamo in prospettiva futura non possiamo che augurare effettivamente che si possa continuare a fare sempre meglio. Con questo augurio ti ringraziamo e ti salutiamo, Serena. Grazie per essere stata con grazie noi questa sera. Ci a voi, grazie a sentiremo voi per presto. l'invito, è stato un piacere. Vi aspettiamo Alla a prossima. Castrignano. In bocca al Assolutamente, lupo, alla grazie prossima. a voi. Ciao, Ciao, ciao. grazie. Proseguiamo con la citazione di Andrea Sperti che vuole andare a vincere a San Siro. Ah, Allora, beh, Andrea, insomma. parliamo dei dubbi di formazione. Io non ho dubbi, sinceramente. Tu non hai dubbi di formazione. La stessa formazione ti ha battuto il Frosinone, salvo Gonzalez per Blen, ma non perché lo voglia io, ma perché secondo me D'Aversa metterà Gonzalez per Blen. Per il resto credo che possa riconfermare in toto la formazione, anche perché Anquist non c'è, Piccoli oggettivamente sta meglio di Cristovic, Gallo sta meglio di Dorgu, e per il resto siamo quelli, eh. O no? E poi tu sei d'accordo con Sperti sulla formazione? Io non avevo ancora visto il notiziario di oggi del Lecce, quindi non sapevo, cioè sto vedendo adesso, sto sul sito del Lecce per capire come sono state le cose. Però si sono Solo allenati Bastione. Anquist out. Sì. Solo Anquist lavoro personalizzato, quindi direi che Anquist lo salutiamo anche per questa partita. E sì, io forse schiererei la stessa formazione, magari con Gonzales, anche perché comunque giocare a San Siro magari può essere una motivazione in più, no? Per un ragazzo appunto come Gonzales. Fermo restando che, come diciamo sempre io e Andrea, che
un giocatore come Blender ce lo porteremmo, io lo vorrei accanto anche se dovessi giocare una partita di biliardino sulla spiaggia di Torre dell'Orso il 15 agosto, quindi però Gonzalez ci può stare, anche perché ha saltato l'ultima per squalifica, però un giocatore che comunque stava facendo molto bene, mi è piaciuto parecchio. Invece Andrea vuole un centrocampo dinamico, Ramadani, Gonzalez, Caba con Rafià a subentrare. Effettivamente è una partita che ti può dare tante interpretazioni, nel senso che contro un super centrocampo come quello dell'Inter potresti sia fare un qualcosa di muscolare, quindi mettere i vari Blend Ramadani insieme e via dicendo, anche Gonzalez, un centrocampo muscolare come quello che dice Andrea. Però in queste partite bloccate, in cui hai grosse difficoltà, inevitabili difficoltà a segnare, un Udan, Andrea, ti può aiutare perché magari da nulla ti caccia la giocata e insomma... Per me lui è un giocatore, anche lui abbastanza insostituibile in questo Lecce, seppur sia roce delizia, perché a volte sbaglia delle giocate... Per esempio, il primo rigore, che poi non era rigore, nasce da un errore clamoroso di Udan, che anziché stoppare il pallone lo lascia sfuggire, la palla poi va verso Andre Brescini. Per dire che a volte ha delle uscite che non sono totalmente convincenti, però poi ti fa il gol come gol Verona, il gol come gol Genoa, ti batte i calci piazzati precisi. Quindi io non lo so, secondo me il centrocampo sarà Gonzalez, Ramadani, Udan, con la possibilità poi per Blend di entrare al posto di Ramadani, di Capa di entrare al posto di Gonzalez e di Rafia di entrare al posto di Udan. Quindi diciamo che avremo comunque 6 giocatori disponibili, se tutto rimane com'è, e delle alternative. Poi ovvio che l'Inter gioca con Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, vuol dire, cioè, è un centrocampo comunque fortissimo, chiunque metti fai fatica. Però vediamo di avere comunque la possibilità di offendere. Se metti un centrocampo troppo fisico, poi ti rintani e ti consegni praticamente, fai 90 minuti di sofferenza. Quindi Roberto farebbe Ramadani Capodan, Luke Dan farebbe Ramadani Caba Gonzalez. Andrea, sì, Udan con l'Inter sarebbe Desa Paresido, ha giocato una partita di corsa, intensità e sacrificio. Udan per me, ok, scontri diretti con squadre alla pari. Comunque, se sarà mai disponibile un giorno, sicuramente possiamo darvi delle notizie. Insomma, è vivo, nel senso, ieri l'abbiamo visto col suo bel ciuffetto biondo. Si camminava alla testa, quindi camminava. Riusciva tranquillamente a camminare. Poi... deambulava. già è riuscito a deambulare, un passo avanti, secondo me. Poi quando tornerà in gruppo ve lo diremo. Anquist oggi è l'unico infortunato attualmente, perché anche Dorgo e Baschirotto sono tornati. Comunque i messaggi tutto sommato sono questi. L'importante è le torni per quando non ci sarà banda, no? Per dare comunque un'alternativa al gioco che propone D'Aversa, che è un gioco che si basa sulla velocità degli esterni. Banda andrà via il 1 gennaio, quindi subito dopo la partita all'Atalanta. E non ci sarà per il Cagliari, che è una partita molto importante. Ora poi spero che lui, gli auguro con tutto il cuore, francamente ragazzi, di uscire subito dopo le prime 3 partite. L'ultima ce l'ha il 21, se non sbaglio, o il 24, comunque potrebbe esserci per Genoa-Lecce, che è un'altra partita importante, perché in quel mese abbiamo Lazio, Juve e Genoa, oltre al Cagliari. Quindi Lazio e Juve sono partite sulla carta comunque proibitive, però Cagliari e Genoa invece sono 2 scontri diretti, e quindi è importante che almeno uno di questi ci sia banda. Gaetano, a noi non risulta questa notizia, ragazzi. Anche se si è rifatto male, ma non hanno mai avuto il coraggio di dirlo. Mio pensiero sulla base di come sono andate le cose. Comunque, non sarebbe male l'idea del 4-2-3-1, strefesse dietro la punta, Caba, Ramadani in mezzo. Troppo offensivo. Sì, secondo me è super offensivo. Con l'Inter così ti maciullano. Comunque, cioè, odi a strefezza di fare un lavoro poi difensivo per mettersi su Çalhanoğlu. Allora lì potresti, però strefezza potete fare una partita pazzesca, perché sennò poi il discorso è che se ti manca anche, se non c'è manco il ricambio gli esterno, nel senso che fai strefezza, banda, Sansone, no? E poi è finito, cioè quelli c'hanno gli esterni, abbiamo visto. No, ragazzi, Udan o Rafia potrebbe giocare. Nelle prossime 10 solo 3 sono scontri diretti. Dipende per cosa giochiamo.
dipende per cosa giochiamo, no? Se giochiamo per la salvezza. Per... Sì, comunque secondo me questo non è un problema, nel senso che alla fine stiamo in fiducia, siamo felici, stiamo bene. Tutte le partite contro le big, forse tranne il Napoli, che poi il risultato è stato anche severo, ce la siamo giocata. E contro le dirette rivali non abbiamo mai perso. Tra l'altro contro il Cagliari noi non avremo Banda, ma loro non avranno Luvumbo. Insomma, sono perdite per pesanti per entrambe le squadre. Avete visto il comunicato con i vari... Sì, ho scritto l'articolo, quindi l'ho visto. Sì, Casalongo e Adeway, in fin dei conti, sono quelli che avevano giocato un pochino e se ne sono sembravano andati. Inadeguati, no, Filippo? Sì, inadeguati. Poi diciamo che ci sono anche tanti altri calciatori che oggi sono un po' desaparecidos, che magari mi aspettavo in questa lista, ma magari un domani si vanno a liberare. La primavera è composta da almeno 35 tesserati, secondo me. Se Gonzalez è quello delle ultime, secondo me è imprescindibile. Sì, sì, sicuramente se Blan è quello dell'ultima non c'è paragone, nel senso che Gonzalez sta meglio. Il famoso San Giorgio l'abbiamo visto ieri, era bello in forma, cioè, anche lui alla fiesta. Deambula pure lui. Deambula anche lui. Possiamo darvi tante notizie su gente che deambulava ieri. Non c'era Baschirotto, che aveva la febbre, però oggi è tornato all'allenamento, quindi non ci sono problemi. Oggi conferenza stampa di Banda, ricchissima di contenuti. Banda praticamente ha ripetuto 50 volte, punto sempre a fare meglio, non mi pongo limiti, non ti chiamo così. Tuba c'era anche lui, sì, confermo che c'era Tuba. Lo salutiamo poi a gennaio perché parte anche lui, ricordiamo, con l'Algeria. Parte anche lui. Grande Peppino Banda, tu Andrea... anzi, prima vediamo il messaggio. Cioè, ragazzi, sinceramente confermerei Blani in quanto difensivo, lascerei a gara in corso Gonzalez per spaccare. Sì, ragazzi. Dipende se la partita non l'hanno già spaccata loro, diciamo così. No, ma in quanto difensivo, ragazzi, cioè, ok, ci dobbiamo difendere, sono il primo a dirlo, però non dobbiamo solo difenderci, perché se tu pensi di andare a San Siro contro l'Inter a fare 90 minuti per non prendere gol, ne prendi 5. Ma poi questo Lecce, lo sappiamo, cioè questo Lecce non sa gestire, ma non sa difendere come difendeva bene il Lecce di Baroni. Lecce di Baroni era la squadra che l'anno scorso ha perso 2-0, si è accontentata di perdere 2-0 e amen, ha fatto una partita di difensiva praticamente mai tirando in porta. Mi ricordo solo un tiro di Sissé al decimo tipo e basta. Mi ricordo un tiro al 92esimo, no, sicuramente era però un tiro di Helgason che sì. Sarà finito tipo all'altezza più o meno della fila L del primo anello. Ed è stato un momento onestamente brutto di quella partita. Ma Spugna Marina, se tu sabato non ti siedi a vederti la partita con la consapevolezza di poter sbancare San Siro, dimmi perché ti siedi. Cioè, se tu pensi che sarà un massacro, no? Perché ti siedi a vedere la televisione? Questa cosa non è. Andrea, lo chiediamo al nostro ospite che sta entrando. Tu hai affermato che per te sbanchiamo San Siro e adesso metti la faccia. Fernando Siani, buonasera e grazie per essere con noi. Mi dispiace che hai interagito con Andrea Sperti, un folle del genere. No. È un piacere. Ciao, ragazzi. Ciao Fernando. Ciao. Ma voleva dire sbarchiamo a San Siro. Esatto. Vabbè, esatto. Però giusto crederci, perché no? Perché no? Perché no? Però questa Inter, da quella che ho visto io, non insomma, è un po' ingiocabile in questa parte di stagione. Sono d'accordo. oggettivamente mi sembra l'Inter migliore di 10 anni, degli ultimi 10-15 anni forse. Cioè, è una squadra che non sembra avere nessun punto debole. Forse l'unica debolezza è nelle riserve in attacco, però se stanno bene Lautaro e Thuram, non lo so. Cioè, davvero è un quesito che pongo ogni volta che sono in live e chiedo quale può essere il punto debole dell'Inter, perché mi sembra oggettivamente una squadra che non ne ha in questo momento. Non lo so, cioè, non riesco ad aiutarvi in questo senso, perché davvero mi sembra una squadra che non ha modo di essere fermata. L'anno scorso, quando non sbloccava le partite, andava in difficoltà, prendeva gol e perdeva sempre.
quest'anno mi sembra aver imparato anche ad aspettare, cioè se non la sblocca subito non si agita, controlla la partita e poi quando trova il momento di far male, fa male. Quindi per adesso è tutto perfetto, quindi non lo so, avrà sicuramente un calo fisico, non lo vedo neanche all'orizzonte, quindi non lo so. Ti mostro le due sfaccettature dei nostri utenti. Andrea, dobbiamo dare il benvenuto nel miglior modo possibile. Questi sono i nostri utenti. Da una parte c'è Andrea che dice: grande Fernando, cronaca di spogliatoio, best canale di calcio in Italia. Fra l'altro io seguo Taconaso, bellissima trasmissione lunedì sera, la guardo sempre. Poi dopo ti chiederò di Walter Sabatini, non ci sarà più, però ne parliamo dopo. Anzi, per fortuna per lui, chiaramente, perché è tornato a fare quello che ama di più, però purtroppo per noi. No. E dall'altra parte c'è la sfaccettatura dei nostri utenti, ovvero grande Siani ti segue da Benvenuti al Sud. Questi sono i nostri utenti. Vi dico però la battuta che mi gioco sempre per rompere il ghiaccio, perché Alessandro Siani non si chiama Alessandro Siani, si chiama Alessandro Esposito, e Siani è un nome d'arte. Io invece sono Fernando Siani. Sono Siani verificato in tutto e per tutto. Andrea, che stai dicendo? No, io volevo chiedere a Fernando proprio rispetto al punto debole dell'Inter. Secondo te sabato un punto debole potrebbe essere sottovalutare la partita? Nel senso, no. Un minimo di rilassatezza dopo la vittoria? Andrea, ti ha chiuso, basta, ti ha chiuso. No, vabbè. Dico no subito, perché mi è capitato, la racconto sempre questo aneddoto. Insomma, sapete che lavoro anche per Prime, quindi per la Champions League, e ho intervistato Çalhanoğlu prima di giocare ai Champions e gli avevo detto quali sono gli obiettivi di quest'anno, e lui mi fa: no, guarda, siamo mentalizzati, lo scudetto, la seconda stella. E io ero lì per la Champions, e ho detto: vabbè, però la Champions League. E lui fa: no, vabbè, la Champions, se capita, però è lo scudetto. E quello che vedo è che in Champions effettivamente sottovalutano tantissime volte l'impegno, lo vedi, insomma, ha fatto il secondo posto, mi sembra che non ci siano rimasti neanche, come dire, tanto male per aver fatto il secondo posto. In campionato invece hanno una missione, quindi non credo proprio ci sia questa possibilità. E le volte in cui l'Inter ha perso punti, quindi con Juve, Sassuolo e Bologna, sono comunque tre volte in cui non ha mai sottovalutato l'impegno. Col Sassuolo aveva, secondo me, la necessità di tararsi un attimo, perché le cose stavano andando veramente troppo bene, e ha capito che può essere fallibile se non si concentra sempre al 100%. Ecco, per me quel bonus là se l'è già giocato. Il bonus sottovalutare se l'è giocato col Sassuolo. Col Bologna ha pareggiato, perché il Bologna è una squadra fortissima. Con la Juventus le due squadre hanno scelto ad un certo punto di non farsi male. E quindi se tu mi dici l'Inter può sottovalutare l'impegno, ti dico assolutamente no. Il Lecce può fare una partita tale da mettere in difficoltà l'Inter, perché no? È un altro discorso. Invece Andrea Depa ti chiede quanto perdiamo, quindi quanto perdiamo. No, non lo so, mi dispiace che sono venuto qui a lanciare negatività, però mi capita spesso di collegarmi anche, diciamo, in canali che parlano di altre squadre, e, cioè, devo essere onesto, nel senso, lo dico sempre quando parlo, non so, quando parlo con Udinese TV, quando parlo con altri, col canale del Genoa, del Sassuolo, e dico sempre la stessa cosa quando si parla dell'Inter, cioè puoi vincere o fare un risultato positivo se l'Inter non è in serata, se no non vedo onestamente quali possano essere le chiavi che può trovare un'altra squadra per battere l'Inter. Se poi l'Inter non è in serata o si fa male, ad esempio uno tra Lautaro e Thuram abbastanza in fretta, viene espulso qualcuno, allora credo che le cose possano cambiare. Altrimenti non lo so. Cioè, io per come sto vedendo l'Inter quest'anno, ti dico, non vedo chi possa fermarla e chi possa metterla in difficoltà. Invece, parlando di cose belle, come stai vedendo il Lecce, che ha battuto il Frosinone e poi il Frosinone ha vinto 4-0 a Napoli? Allora, sto vedendo una squadra che mi ha sorpreso, perché
confermarsi il secondo anno è sempre difficile, invece c'è riuscito anche quest'anno. E sono anche sorpreso al fatto, cioè l'Udine, il Lecce, scusatemi, ha un parco attaccanti che secondo me tre quarti squadre di Serie A non hanno. Quindi Cristovic, Banda, Piccoli, cioè ha sempre un'alternativa forte al giocatore che è in campo. Ad esempio l'Inter ha due attaccanti molto molto forti, gli altri due non sono assolutamente a livello dei due titolari. Il Lecce invece ha questa particolarità che secondo me è unica nelle squadre, diciamo, di destra, no? Della parte destra della classifica, che ha tanti giocatori intercambiabili che sono molto forti. E non so, ad esempio Almqvist è un giocatore che all'inizio sembrava imprescindibile, non sta giocando da un po', comunque non è più decisivo come prima, non ce ne stiamo accorgendo. Cristovic non sta giocando, non ce ne stiamo accorgendo, perché evidentemente è una squadra costruita molto molto bene. Non era facile confermarsi anche dopo il cambio allenatore, e invece niente, cioè Lecce sanno come si fa, sanno fare calcio, cioè c'è poco da fare. Pierpaolo? Sì, no, proprio a questo proposito, non a caso diciamo è stata poi la scelta della società in estate, perché tra virgolette diciamo il Lecce si è reso conto che quest'anno serviva una corazza ancora più forte forse degli altri anni per provare a fare la salvezza, no? E vedevo una statistica che alla 16ª giornata dell'anno scorso, sommando i punti delle ultime tre, la somma era 22 punti. Sommiamo i punti delle ultime tre di quest'anno, sono 31 punti. Esatto. Quindi questo fa capire. E volevo chiederti, ma la lotta salvezza, più in generale la parte destra della classifica, come la vedi? Perché forse mai come quest'anno si è alzato il livello, ma soprattutto le squadre sono effettivamente tutte molto competitive. Guarda, hai ragionissima, e ne parlavamo anche su Cronache, no? Con Ricky Trevisani, con Giuseppe Pastore. Facciamo fatica a individuare una squadra, cioè di solito in questo periodo dell'anno sapevi già che ok, ce n'è una di sicuro che va giù, le altre lottano in qualche modo. L'anno scorso c'era ad esempio la Cremonese, a un certo punto era scontato che andasse giù, no? E invece io la stessa Salernitana ti dico, non sono per niente sicuro che andrà giù, ma perché? Uno, perché innanzitutto è tornato Sabatini, e questa per me è una garanzia di non di successo, ma di non fallimento, diciamo così. Cioè sono sicuro che la squadra in qualche modo troverà la forza di riprendersi. E poi la Salernitana ha i soldi, cioè, ha i soldi per fare comunque un mercato a gennaio che può un attimino rimettere in piedi la squadra. C'è da dire forse il Verona, che oggi ha avuto anche un po' di problemi con la Guardia di Finanza, quindi lì potrebbe esserci la prima situazione che crea qualche problema. Però il Verona, se devo parlare di come gioca, è una squadra viva, squadra che non avrebbe dovuto perdere con la Fiorentina per come ha giocato, che ha tolto punti alla Roma. È una squadra assolutamente in grado, secondo me, di lottare per salvarsi. Angong, che è un giocatore fortissimo. E secondo me, guarda, io sto vedendo delle cose da stagione tragica nell'Udinese. Nel senso, per la prima volta, che comunque è una squadra buona, non buona, dai, perché le manca chiaramente qualcosa, però è una squadra discreta, stanno succedendo delle cose da stagione tremenda. Quindi non so quante volte si è fatta riprendere al 90esimo, col Sassuolo era una partita già vinta, perde, si fa espellere Pagero, due calci di rigore, una squadra che secondo me rischia davvero rispetto a tanti anni in cui non era mai in lotta per, e un'altra squadra che secondo me rischia di andare giù è il Sassuolo. Per la prima volta il Sassuolo ha davvero, come dire, quell'aura di stagione nefasta, perché ha Berardi che continua a fare gol ma non vuole restare, e ha tanti mezzi giocatori che mi sembrano un po', come dire, assuefatti dal clima troppo sereno del Sassuolo. Il Sassuolo è una squadra che se vince, se perde, non cambia nulla, no? Questa cosa piano piano può trascinarti giù. Lo stesso Dionisi, al terzo anno di Sassuolo, mi sembra anche lui aver perso un po' di mordente. Il Sassuolo ha vinto con l'Inter e con la Juve. Se togli questi punti è ultima.
Ha fatto due vittorie che normalmente, diciamo, quando vai con la penna, col calendario a segnare i punti che dovresti fare, lì metti un segno rosso, ok, qui non vinco mai, e invece ha fatto 6 punti. Però per il resto è una squadra veramente in difficoltà, quindi tornando alla tua domanda, non riesco a individuare una squadra che andrà sicuramente giù, ce ne sono tante, però effettivamente non ti dico questa andrà sicuramente in Serie B, non ce l'ho. Ad esempio uno scontro diretto Lecce-Cagliari del 6 gennaio con ad esempio Banda e Vluvumbo in Coppa d'Africa, come lo inquadri? Ecco, io lo inquadro, non è perché sono ospite qua, però lo inquadro fuori del Lecce perché il Cagliari è una squadra che secondo me dipende tantissimo da Vluvumbo, no? È l'unico giocatore che ha un po' di estro, di fantasia, anche nelle ultime imprese del Cagliari all'ultimo secondo c'è sempre lo zampino di Vluvumbo. Mentre nel Lecce Banda sta si facendo un'ottima stagione, ma come vi dicevo prima, il Lecce è una di quelle poche squadre, se non l'unica squadra della zona destra della classifica, che ha delle riserve in attacco che non ti fanno rimpiangere i potenziali titolari, anzi, quindi, cioè, a tutti. Sansone è un giocatore che secondo me è straordinario, no? E anche lui gioca, non gioca, ma è un giocatore fortissimo, che tante altre squadre che lottano per la salvezza dovrebbero avere lì titolare, e invece il Lecce può permettersi di farlo giocare ogni tanto. Quindi è uno scontro in quella partita lì, senza Vluvumbo, senza Banda, la bilancia secondo me pende comunque dal lato del Lecce. Ragazzi, ultima curiosità. Io volevo sapere solo da Fernando, all'asta di agosto del Fantaralcio, su chi è puntato nel Lecce. Sbagliato tutto al fantacalcio, mi va a ricordare una ferita apertissima che non riesco mai a cancellare. Ogni tanto durante la giornata così ho i flash del disastro. Ma come Trevisani dici che ne fai 15, perché Trevisani ogni puntata di cronaca che dice che fa 12 fantacalci. Sì, però Trevi è malato, ragazzi. Non è una persona normale, non sta bene, io lo dico tutti i giorni. Veramente non sta bene. E io ne faccio 3, ma che già è impegnativo. È già impegnativo, esatto. Infatti sbaglio, perché di solito mi ero posto di farne massimo 2, già il terzo mi fa perdere tutto. E al fantacalcio quest'anno nel Lecce ho preso Baschirotto, che non mi regala più le gioie dell'anno scorso, devo dire la verità, però ce l'ho lì. E il mio rimpianto Fantino. È non aver preso Falcone, perché Falcone secondo me era uno che mi avrebbe regalato più gioie di Silvestre dell'Udinese, sul quale ho puntato, però va bene così. Diciamo che aver puntato su Silvestri un po' così, ad esempio io gli vorrei dire che ho puntato su Provedel e rimpiango Falcone, però comunque ci sta, avevo preso Provedel. L'Udinese l'anno scorso prendeva mai gol, invece lo stesso Silvestri, no? per gli scorsi che facevo prima, no? Della stagione tragica che tu vedi in una squadra, Silvestri è sempre stato un buon portiere, quest'anno sta facendo dei disastri in quasi tutte le partite, quindi se non hai il portiere buono, non hai la difesa buona, non hai l'attaccante che segna, di solito finisce in un modo solo la stagione quando va così. Abbiamo una parentesi che ci stanno istigando, ad esempio secondo i Tax Zaraki a questo Lecce manca un Barak, secondo te a gennaio cosa bisognerebbe cercare? Te l'ho detto, secondo me il Lecce è comunque una squadra che ha tanta qualità dappertutto. Barak al posto di chi dovremmo metterlo poi? Cioè, a me sembra che il centrocampo del Lecce alla fine funzioni, no? Cioè, con Ramadani, con Uden, non lo so, cioè, sarebbe un po' sprecato, secondo me. Chiaro che Barak è un giocatore fortissimo che è nella squadra sbagliata per lui, è palesemente nella squadra sbagliata. E poi Lecce ha lasciato un ottimo ricordo, quindi immagino che sia più una questione nostalgica che di reale necessità. Cioè, nel Lecce non gioca a Strefezza, che è una roba che mi fa impazzire, questo... no? Un giocatore incredibile che anche lui non trova spazio. Non lo so, io forse più magari sulle fasce, se proprio dovrei andare a prendere qualcuno, no? Gendré e Gallo, nella mia personalissima opinione, sono due giocatori che non mi fanno proprio esplodere gli occhi quando li guardo, ma sono giocatori buoni, cioè discreti, quindi, però
ti dico, secondo me il Lecce sta facendo campionato, non il campionato che deve fare, oltre il campionato che ti aspetti che debba fare. Cioè, la squadra che non ha vinto con il Milan perché per sbaglio Piccoli calpesta l'alluce di Ciao, se no hai vinto anche quella partita lì. Non lo so, cioè è chiaro che Corvino poi andrà a prendere altri fenomeni che io andrò a bollare come bidoni in estate per poi pentirmi immediatamente 3 giorni dopo. Quindi non lo so, non saprei dirti. Al massimo davvero ti direi sulle fasce in difesa, ma proprio se vuoi aggiungere la ciliegina, ma non andrei a toccare nulla di particolare. Tra l'altro, Fernando, su proprio questa questione di Piccoli contro Mina, ti dico che ieri abbiamo fatto la festa natalizia del Lecce ed era una festa consegna premi ai calciatori, premio fair play, queste robe qui. A un certo punto premio miglior gol della stagione, chiamano sul palco Udan per il gol contro il Verona, Kristovic contro la Salernitana e Rafià contro la Fiorentina. Cacciano la busta, vince il premio miglior gol della stagione Roberto Piccoli e gli danno davvero il trofeo. Cioè, il Lecce gli hanno dato il trofeo miglior gol della stagione a Roberto Piccoli. Ma è bellissimo, non la sapevo questa cosa. No, devo immediatamente lo devo dire subito ai ragazzi di cronaca, dobbiamo fare un post assolutamente. Bellissima questa cosa. Sì. Il premio miglior gol della stagione Piccoli contro il Lecce. Trovi sul pianeta Lecce anche la foto di Piccoli col trofeo. Giratevela subito, voglio assolutamente vederla, assolutamente bellissimo. Peccato. Era un gran gol. Io vi dico, ti dico purtroppo da neutrale quale sono, purtroppo, perché il gol era bellissimo e diciamo come nel gol di Pavoletti contro il Sassuolo, dove noi a cronache guardiamo la partita e esultiamo senza di fare per nessuno, chiaramente, però la partita aveva preso quell'onda di trasporto emotivo, di trionfo sportivo, che il gol di Piccoli avrebbe proprio suggellato un trionfo pazzesco. Perciò dico peccato, alla fine a termini di regolamento purtroppo ci sta, spero che nessuno mi voglia male se dico questa cosa, però è veramente un peccato, cioè un gol del genere meritava di più, però visto che per il Lecce è gol, mi pare di aver capito. Va bene così, siamo tutti contenti. Mi hanno anche fornito il messaggio di saluto. Vinci la Milano per la gloria, per la salvezza, Persiani. Messaggio di saluto, ragazzi, perfetto. Io sono onesto, però non riesco a vedere un risultato diverso. Vabbè, però oggettivamente Fernando, cioè, solo Sperti l'ha visto il risultato diverso. No, vabbè, ma era una provocazione, nel senso, era una cosa detto così, però guarda, io sono sono anche curioso di sentire secondo voi perché il Lecce potrebbe fare risultato, cioè questo è proprio deformazione professionale, faccio il conduttore anche quando sono l'ospite, però vorrei capire perché allora il Lecce può guarda fare. Per me, ti dicevo, però mi hai risposto prima alla domanda che ti ho fatto sul sottovalutare, ma per una questione di giocare a Roma, vincere con la Lazio, allungare sulla Juve, giocare in Coppa Italia oggi, quindi comunque avere un impegno mentalmente, no? Avere anche una partita difficile, perché poi col Bologna stasera non credo sarà una partita semplice, e quindi arrivare a sabato un po' più rilassati dal punto di vista mentale. Io la vedo solo sotto quel punto di vista, perché se poi vai a vedere i valori tecnici, ovviamente non c'è partita, nonostante magari ci possa essere qualche defezione, qualche giocatore non troppo in forma, però non c'è ovviamente paragone. Quindi solamente sotto quel punto di vista, per il resto è una partita che 99 volte su 100 il Lecce perde. Io sono d'accordo, cioè nel senso, se effettivamente l'Inter dovesse sottovalutare l'impegno, cosa che secondo me non succede, però io non ho la sfera di cristallo e quindi magari succede, se dovesse effettivamente sottovalutare l'impegno può finire in ogni modo. L'Inter l'anno scorso, vi ripeto, ha perso 13 partite, credo la maggior parte per questo motivo. L'impressione che ho io quest'anno, che mi hanno confermato anche i calciatori quando ho avuto modo di parlarci, e che sono mentalizzati in maniera maniacale sul vincere il campionato. Davvero, ci fosse stata Inter-Lecce in Champions League, ti avrei detto, sai che forse la sottovalutano. In campionato secondo me no, però, ripeto, magari mi sbaglio e potete prendermi in giro quanto vi pare.
per me non vinciamo in nessun universo, neppure in uno più lontano. Io, tipo Doctor Strange, in questi ultimi giorni ho provato a esaminare tutti gli universi alternativi, non ne ho ancora trovato. L'hai visto? L'altro giorno io vedevo, stavo studiando chiaramente l'Inter e vado a vedere, a scorrere i risultati dell'Inter, e tipo per vedere i risultati, e vedo vittoria, 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 punita al pareggio, poi vedo sconfitta col Sassuolo. Per ritrovare un'altra sconfitta prima devo andare alla finale di Champions, cioè per dire, l'Inter sta facendo una roba assurda, ma soprattutto gioca bene. Cioè, è bella da vedere. Io se oggi, se devo vedere una squadra di Serie A e la vedo con piacere, l'Inter è una di quelle squadre, insieme magari al Bologna, che vedo con piacere, perché mi piace vedere come gioca l'Inter. Io ti dico, secondo me l'Inter è stata un po' anche fortunata nel, non, nel perdere Lukaku e nel trovarsi questo Thuram, perché era secondo me impronosticabile che Thuram fosse questo giocatore. Cioè Thuram così è tre volte più utile di Lukaku all'Inter per come gioca, no? È un giocatore che sta esaltando Lautaro, però cioè, lo vedi che ne parlavamo anche ieri a Taconaso con i ragazzi di Matten Sport, e ci facevano vedere come Thuram facesse praticamente due ruoli, l'esterno e poi viene dentro a fare la punta. Cioè un giocatore oggettivamente clamoroso, forse il miglior attaccante della Serie A, e considerando anche quello che è l'andazzo dell'Inter con i parametri zero quando esplodono, io non so se l'anno prossimo sarà ancora l'attaccante dell'Inter. Però non lo so, cioè effettivamente è una squadra che in questo momento non ha punti deboli, che gioca in una maniera clamorosa. Però vi ripeto, magari stasera in Inter-Bologna succede qualcosa a Lautaro, a Thuram, a qualche altro giocatore, e le riserve non sono a livello dei titolari, e può cambiare qualcosa. Però non so, cioè, vediamo che succede da qui a sabato. Fernando, ti ringraziamo, noi speriamo grazie bene. Dai. Grazie a voi, ragazzi. Scusate se vi ho portato un mood negativo. No, ma noi eravamo mai più, lo so. La nostra puntata iniziale dicendo, ragazzi, se l'Inter fa l'Inter, preparatevi, tanto abbiamo vinto col Frosinone, quindi non vi preoccupate. Va bene. Abbiamo cominciato. Ciao Fernando. Ciao Fernando. Oggettivamente, ragazzi, ma bisogna dire le cose, cioè, se l'Inter fa l'Inter, ma non è che va in difficoltà il Lecce, va in difficoltà pure il Manchester City, cioè, che ha qualche giocatore bravo, diciamo, in più magari rispetto a noi, anche se Haaland picco, dico, in questo momento a livello di ora, siamo, non lo so, non lo so, cioè comunque se la gioco. Io sì, continuo comunque fino a domani, dopodomani, a esaminare i vari universi paralleli per vedere se ne trovo uno in cui Lecce vince. Al momento non... Tutto ciò, la chat sta invocando Carlo. Carlo Legittimo sta mandando maledizioni. Vorrei tanto Carlo ora in diretta, chiamate Carlo, dai, diretta all'improvviso, banda docu, siamo lì. Beh, su FIFA velocità siamo lì. Il comunque prima quando Fernando prima parlava del discorso, diceva quando arriva il giocatore Corbino, magari in estate pensiamo tutti siamo di noi, poi diventano forti. Io non dimentico mai quando arrivo Banda, perché se ricordate era un periodo in cui c'era una pressione tremenda nell'ambiente, perché si diceva ma per fare la Serie A servono i giocatori di esperienza. Noi non avevamo preso giocatori, era tutta una scommessa in Lecce, e ci aspettavamo gli ultimi giorni di mercato che arrivasse qualche giocatore, ci si aspettava che arrivasse qualche giocatore esperto che conoscesse la Serie A. Quindi io ricordo quando uscì, trapelò la notizia che stavamo andando a prendere uno zambiano del 2001 che giocava nel campionato israeliano, io dissi no, è fantastica sta cosa, cioè mica sai tantissimo. Ha ragion veduta, questo per dire come bisogna avere fiducia, perché nel Lecce sanno quello che fanno. È Banda. Io con chi parlo di esterno a Lecce, tutti mi dicono di Banda, Banda in giornata, ragazzi, non lo fermi. Se Banda poi segnasse 10 gol a stagione non starebbe probabilmente. Però. Senti Andrea, una piccola curiosità, ma vedrai che link ce l'ha? Non lo so questo, cioè non l'ho contattato io Petrali. Mandalo subito a Vittorio, dai. Vabbè, ci sono i dubbi che ti vengono... non l'ho contattato io Petrali, quindi... Sì, a Barè, ragazzi, qui non lo so. Ma se non c'è Petrali...
No, ma c'è, nel senso, se rimandi il link, voilà, sono le 8 e un minuto. Se rimandi il link. Io non Cioè, ci ho pensato, messaggi la che verità, belli. pensavo che... Ragazzi, alla forza dell'Inter non si discute, ma per scegliere tutti, ricordiamoci che sorpresa non glielo tango, per quanto sono mentalizzati i giocatori dell'Inter rimangono umani nelle PlayStation, devono mettere sul campo la devono meritare sul campo la vittoria. No, ma infatti, cioè, se non ci fossero le sorprese, non giocheremmo a pallone. Giochiamo a pallone perché esistono le sorprese. Quindi, noi siamo realisti dicendo le cose stanno così. Poi c'è il pallone che rotola e possono succedere tante cose. Fra queste cose può succedere che fai una cosa devastante, clamorosa. Comunque, noi chi abbiamo in panchina? Roberto D'Aversa, cioè no, non l'abbiamo Perché in Smailovic panchina. abbiamo la panchina, eh? Non abbiamo Oggi Roberto 20 anni. D'Aversa contro l'Inter perché D'Aversa è squalificato, ma D'Aversa sa come si batte l'Inter, perché Inter Parma 0-1 del 2018 è un Parma che poi fece un bel campionato con gol di Di Marco 1-0, D'Aversa espugna San Siro. Stavo espulso. Vabbè, quindi c'ha bisogno di uno che segna 30 metri praticamente. Io ai tempi ero un grande fan di Da. Roberto D'Aversa e ho le prove che possono testimoniare, diciamo. Andrea, ti chiedono ospiti, poi li vai a cercare personalmente. La differenza possono fare i nostri giocatori nella loro convinzione di poter fare una grande partita e provarci, poi se si perde combattendo va bene Infatti, ugualmente. infatti, infatti, bisogna dare fastidio comunque. Mi fa impazzire questa cosa che abbiamo aperto la puntata facendo gli auguri di buon compleanno a Smailovic. C'è una cosa che non ha totalmente senso, però. Ma perché non le fa nessuno? Viene da Lecce da sempre, fa cose che non fa nessuno qui a Lecce. E quindi oggi facciamo gli auguri a Smailovic perché non le ha fatti nessuno. Ma la Allora, primavera gioca sabato mattina o domani gioca mattina o sabato in venerdì mattina? contemporanea con la conferenza stampa di D'Aversa, purtroppo. Quindi venerdì, vuol dire. Venerdì mattina, sì. Grazie per l'abbonamento Ginocchiello e Gianluca e Marco. Siamo a 251 ragazzi, andiamo avanti così. Vi ho mandato il comando in chat per l'abbonamento gratis. Allora, io comunque mi riservo una percentuale di possibilità che Petrachi non entrerà in diretta. Ma riserva Preso. di un'alta percentuale. Ma di cosa? Ma non ci sono mai. Se non dovesse succedere, non andate nel panico, ragazzi. No, no, ma io leggo i messaggi. Una volta che ho letto i messaggi, facciamo già i pronostici. Vediamo se arriva durante i pronostici. Prima o poi, buonasera a tutti. Potete mandare i vostri auguri a Smanovic, poi li gireremo. Mandare gli auguri a Smailovic che gli facciamo arrivare. Non so di cosa ha parlato prima Fers, Perso, perché non. parlando. Gallo da 100 metri. Segnerà Gallo la Di Marco. Se segna Gallo Pierpaolo da con 30 quelli. metri, chiedetemi qualsiasi cosa, la faccio. Andrea, come commenti le parole di Gallo a Piazza Giallorossa? Gallo ha parlato della concorrenza, dicendo che la concorrenza fa bene. Ha chiamato Dordu No, dei ragazzino. giornalisti. Ha detto una cosa sui giornalisti, voglio sapere il tuo pensiero. Non voglio No, commentare. questa Gallo ha detto che i giornalisti non scrivono cose giuste, però ognuno fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro, Gallo fa il suo. Quindi dirò solo questo. Come commenti, come Carlo fa il suo mestiere? No, Gallo ha fatto una buonissima partita dal Frosinone, spero che l'Inter si ripeta. Io, guarda, Gallo è un giocatore che secondo me ancora deve dimostrare tutto il suo valore, perché è un giocatore forte, che però deve migliorare, e l'ha detto anche lui l'altro giorno, deve migliorare molto in determinati aspetti, tra cui per un terzino una cosa fondamentale, i cross. Perché ovviamente Gallo è molto difficile da superare. Chiedere a Soulé per conferma, perché Soulé comunque ha faticato l'altro giorno e Soulé non è un cliente facile. Però è un giocatore che poi a livello offensivo ancora deve migliorare molto. A 23 anni può farlo. Quindi se migliora con la maglia del Lecce siamo tutti contenti. Filippo, i segni primavera a Lecco, la fine ancora in piedi, è presto per parlarne. Sì, Transfermarkt ha fatto aggiornamento valori, Dorgu passato a 7 milioni di euro, lo confermo. Hanno salito anche Grazie. Banda. Non ricordo a quanto, forse Banda anche lui a 6-7 hanno messo. Comunque sì, un bel aggiornamento di prezzi per noi. Minestrone ha variato venerdì sera, Lautaro, Ma no, Thuram. ragazzi. Giochiamoci ora nei migliori, non vogliamo scuse poi, se no Comunque voglio, prima cioè c'è manca il palla. commento
commento del tifoso che diceva che quel Inter Lecce, quell'Inter Parma 0-1 era lo stesso giorno di Ascoli Lecce 1-0, non so se ve lo ricordate. Meccariello che Ardemanni, Meccariello che lo viene estratto in maniera maliziosa, mettiamolo così, su Meccariello, noi perdiamo 1-0. Era la quarta giornata, grosse critiche a Lecce di Liverani. Che poi sale in Serie. E poi facciamo i nostri bellissimi pronostici di campionato Serie A, giornata numero 17. Andiamo anche oggi. Come non c'è Carlo, io farei anche un angolo fantacalcio, perché sennò così non poi facciamo già che. Anegamina, andiamo. Io innanzitutto partirei largo e parlerei di questa sera Inter Bologna pronostico. Io dico... oggi è l'inizio della fine. L'Inter perde a rigori. Quindi perde la prima competizione, si sgretola qualcosa nello spogliatoio, noi sabato andiamo e li puniamo. Quindi l'Inter esce a rigori. Questa sera l'Inter vince 2-0. Per me l'Inter vince, però secondo me l'Inter vince tirata. Tirata, non sarà... Lautaro e Frattesi. Beh, dipende poi come si ragiona il Bologna, perché se il Bologna va lì con le riserve delle riserve... Ma mi sa che sono uscite le formazioni, se volete ve le dico. Vai, vediamo di più che altro nell'Inter, ti giuro. Sì, abbiamo le formazioni, un attimo che... Inter, Audero, Bissek, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Aslani, Klassen, Carlos Augusto, Lautaro, Arnautovic. Quindi Bologna. 3-4 titolari, penso. Parecchio turnover, eh? Bastoni, sì. Acerbi, Darmian, Lautaro, questi giocheranno con noi. Sì. Bologna, Ravaglia, Corazza, Beukema, Lukumi, Likogiannis, Ebischer, Moro, Salemakers, Fabian, Urbanski, Van Hooijdonk. Ampio turnover anche nel Bologna. Insomma, io spero che qualche titolare in più dell'Inter. Comunque, torniamo sui pronostici, andiamo in Serie A. Empoli-Lazio, secondo me la Lazio se non si sveglia non si sveglia mai, quindi io dico 2. Io anche 2. Anch'io. Sassuolo-Genoa, io il Sassuolo sinceramente lo vedo male, però secondo me Genoa non la vince, quindi X. Pure anche per me. Monza-Fiorentina. Allora, io mi gioco la sorpresa e dico 1, perché la Fiorentina viene da qualche prestazione bruttina e il Monza può calare. Filippo, non muovere il microfono, stiamo muovendo un sacco il microfono. Ok, esperti. 1 pure per me. Abbiamo l'ospite. Benvenuto a Davide Pedraghi, buonasera, grazie per essere con noi. Ciao ragazzi, buonasera a voi. Aspetta un attimo. Come va Davide? Bene, grazie. Sono questo tornato Lecce adesso sono ginnico, ecco. Sicuramente più ginnico di noi, su questo non c'è dubbio. Dici un po' tutto sulla tua vita professionale, che allenamento hai fatto? Guarda, io ho aperto una scuola da 2 anni e mezzo, quindi diciamo che la mattina lavoro, il pomeriggio sono subito al campo, presto alle 2:30/3 sono al campo. E finisco alle 8 di sera ogni giorno, da lunedì al venerdì, tranne il sabato, ecco. Questo. Poi ho aperto sta scuola da 2 anni e mezzo e poi l'estate faccio il beat soccer con Maurizio Iorio. Ti mantieni in forma, sicuramente più in forma di noi, su questo non c'è dubbio. Quanta gente frequenta la tua scuola? Cosa? Quanta gente frequenta la tua scuola? Sono arrivato a 120 bambini. Sono arrivato. 2 anni fa all'apertura ce l'avevo 60 e mano a mano sono cresciuto. Quest'anno ho avuto da 30 a 40 nuovi iscritti bambini. Davide, ma chieda che categorie sono, fino a che anni arrivo? Fino ai giovanissimi, ho avuto anche quest'anno che hanno iniziato il 2020, ragazzi, diciamo di 3 anni,
magari hanno provato, sono venuti per vedere un po' l'ambiente, perché io gli dicevo: guarda, venite a vedere, perché comunque per il bambino, no, sono realtà nuove, cioè portateli, nel senso, no, per abituarli già da adesso. E quindi diciamo che parte dai 2019-2020 fino ai 2010. Ciò. Fa impressione sentire 2020. Giovanissimi, 2020. Sono venuti nel Covid. Poi qualcuno è rimasto di questi piccolini, poi magari viene l'anno prossimo, ogni tanto li portano i genitori per vedere, li facciamo stare insieme a noi, ecco, per ambientarli più che altro. Che loro... Dimmi. Beh, no, vai. Perché loro comunque, sai, se riescono a stare in ordine con a seguire il mister va bene, però quando iniziano ad andare per conto loro nel campo non va bene più, non è più comunque, diciamo, ecco, una crescita, ma diventa più un asilo, ecco. Invece questo Lecce come lo stai vedendo, Davide? Guarda, io credo che questo sia da quando io seguo il Lecce, da quando ero a Lecce, insomma, parlo già da un sacco di anni. Secondo me questo è il miglior Lecce che abbia mai visto in questi anni, ecco, a livello societario, a livello anche, cioè soprattutto di squadra, ecco, come affronta le partite ogni domenica. Cioè, io ricordo che negli anni fa si perdevano in Serie A, si perdevano partite 3-4-0. Facevi un gol ogni tanto, invece adesso ti giochi le partite 1-1, finiscono 2-0, 1-0, comunque si vede la differenza, ecco. Poi un Lecce in crescita, soprattutto. Andrea, Invece, dato il tuo ruolo, Falcone, come lo vedi? Falcone, secondo me, è il miglior portiere che abbia avuto il Lecce negli ultimi, da quando sempre ci sono io, secondo me è il migliore, che è bravo con i piedi, non ho visto grandi errori, anche perché un portiere così alto è messo bene, diciamo, con i piedi. Poi fa parate, è reattivo, è bravo nelle uscite, usa tutto il corpo per fare una parata, e secondo me quello è proprio il segno di un portiere, ecco, di un vero portiere. Comunque, secondo me è il migliore che ha avuto il Lecce, è in questo momento uno dei migliori anche in Serie A, non ce ne sono altri, io non ne vedo grandi parate, ecco. Ma a livello invece di nazionale, ti è sembrato talmente fuori dal giro, secondo te? Dimmi. Secondo te è meritatamente fuori dal giro, nel senso che gli altri sono troppo forti, oppure meriterebbe più considerazione? Ma secondo me sì, meriterebbe più considerazione. Io non so chi fa le scelte in nazionale, però, cioè, se noi dobbiamo valutare un portiere, bisogna valutarlo, cioè, quello che sta facendo durante il periodo, no? Durante l'annata. E secondo me Falcone è uno di quei portieri che comunque dovrebbe stare in nazionale per quello che sta facendo. Pierpaolo. Sì, forse, non so, volevo sapere cosa ne pensavi. Può essere anche un problema, tra virgolette, di sfortuna del periodo, nel senso che è un momento in cui sembrano esserci veramente tanti portieri bravi, perché magari lasciando stare Donnarumma, che ormai è da parecchi anni, però Vicario al Tottenham sta facendo delle cose fenomenali, Di Gregorio con il Monza quest'anno anche una stagione impressionante, e forse sta avendo più difficoltà anche un po' perché c'è più concorrenza, magari emerge anche in nazionale. È successo che si era fatto male, non mi ricordo chi era, che avevo convocato un ragazzo che era, non lo so, della Fiorentina, Meret, non ricordo Carne chi era. Secchi, forse intendi, quando si è fatto male Meretta hanno chiamato Carne Secchi, sì. Quindi vai a convocare, cioè non vai a convocare un ragazzino, ma vai a convocare Falcone, no? Sì, il periodo sarà magari che tutti stanno facendo bene, però anche dare una possibilità a un altro ragazzo che magari è più grande, cioè secondo me sarebbe stata la cosa più giusta, ecco. Solo questo, perché non vai a convocare
un ragazzo che magari cioè, è piccolo, magari può andare anche in Under 21, ecco, lo convochi Falcone e fai la cosa più giusta e più semplice. Ecco. Secondo te è un giocatore da Roma, Falcone? Secondo te è giusto ad esempio, sì, il passaggio da Roma? Sì, secondo me sì. Ha può fare grandi livello. Sì, può fare grandi cose. Secondo me è pronto, può fare grandi cose anche perché lo sta dimostrando partita dopo partita. Poi non vedo, io magari uno può vedere il ruolo del portiere, sai, un tifoso, uno che magari capisce, vede il calcio non in una maniera di tifoso, ecco. Però uno che è di mestiere come me, io vedo fare l'ultima partita fece, bloccò una palla che era difficilissima a terra, che li rimbalzò davanti. Per me quelli sono delle grandi parate. Secondo me lui è pronto, sbaglia poco, ecco, fa poi l'errore, ci sta, però è uno che durante la partita sbaglia veramente poco. Restando sulla valutazione tecnica dei portieri, invece, secondo te la prestazione di Turati contro il Lecce, sul primo gol sicuramente c'è un errore, sul secondo anche con quella deviazione, è responsabilità sua? Sì, anzi, c'ha buon parte, ecco, diciamo che il ruolo del portiere è sempre un ruolo delicato, ecco, magari non tutte le partite riesci a farle al massimo, qualcuna la fai male, qualcuna ti va veramente male, no? Poi sono tante, sono occasioni comunque, no? Sono delle situazioni, ecco, che magari dalla porta uno che fa il portiere magari gli rimbalza male o non la vede o magari fisicamente non c'è la gamba. Però ecco, dare colpe a Turati, sì, gliene do una buona parte, da portiere non lo potrei nemmeno dire, però diciamo che c'ha delle buone colpe, magari non era in giornata, ecco, facciamo, diciamo così, non era in giornata. Non come so, portiere, Davide, se... Dimmi. No, finisci tu e poi ti faccio una domanda. Come portiere io l'ho visto anche una partita, andai a vedere una partita, giocava Frosinone Venezia, era Frosinone, ti dico, a me non piace come portiere, ti dico la verità, è un po', cioè non sembra neanche altissimo dal campo, ti dico questo. Poi invece se lo vedi diciamo di notte sembra, però dalla porta non mi piace, ecco, come impostato, diciamo, ecco, non è un portiere che mi fa impazzire tantissimo. Io invece ti volevo chiedere sui portieri nostri oltre a Falcone, non so se la partita di Coppa Italia tu sei riuscito a vederla, Lecce Parma? No, non l'ho vista, non quindi l'ho su vista, Brancolini non mi sa dire niente. No, Brancolini, sì, è vero, ho visto qualche, sì, lui, ti spiego, fare il ruolo di dodicesimo terzo portiere è difficile, nel senso che sì, ho visto le immagini, sai, non giochi mai, ti capita di giocare, devi dare tutto, no? C'hai un sacco di pressione, un sacco di gente che ti guarda, devi dimostrare a quello, è difficile, e secondo me è il ruolo più delicato del calcio, è proprio il secondo e il terzo portiere, perché è l'impatto con la gente, è l'impatto della partita quando non giochi mai, veramente è un buon portiere, si vede che è un ragazzo comunque forte, ecco, che può fare delle grandi cose, però ci vuole anche quella personalità giusta a volte, affrontare il tutto quando non giochi mai. Quindi secondo te ad esempio Bleve ha fatto bene ad andare alla Carrarese in Serie C per giocare, trovare fiducia? Sì, perché comunque allora o decidi di fare il secondo, decidi di fare il terzo, dici vabbè, rimango come ho fatto io tanti anni, no? Però poi ti subentrano tante paure, perché comunque devi affrontare la partita una volta all'anno, ti capita anche in 2 anni ne giochi una, come è capitato a me, e là devi dimostrare veramente tanto ed non è facile, è difficile. La cosa di giocare secondo me è importante, però sono scelte che
fa magari il giocatore, ecco. Non tutti siamo uguali, quindi io se tornassi indietro andrei a giocare sempre, ecco. Quindi ce l'hai questo rimpianto, Andrea? Ce l'hai questo rimpianto? Sì, ce l'ho, perché comunque a 30 anni ormai ero arrivato a 30 anni che ero andato da Lecce, dalla C, andai a Lanciano in B, feci 0 partite e poi andai a Martina Franca che stava fallendo, vabbè, e poi andai in Serie D. Da lì mi trovai la differenza totale, ecco, di organizzazione, di gente, di persone, era completamente diversa, e poi lasciai di giocare. Mai rifiutato qualche offerta negli anni? Ci puoi raccontare qualche aneddoto, qualche offerta, qualcuno che ti voleva e tu per poter restare nel Lecce? No. Guarda, quando ero ragazzo si parlava, c'era il Sassuolo, poi non so, si parlava di queste, perché io vinsi la Saracinesca d'Oro nel 2004-2005, ero uno tra i migliori portieri, diciamo, sì, giovanili, che mi premiarono, insomma. Si parlava di cose, però non so la realtà, insomma, se era la verità, ecco, tra virgolette. Poi comunque rimasi a Lecce, andai a giocare a Murphy, andai addirittura. Si parlava di squadre e poi andai a Murphy, in C2, quindi immagino. E poi niente, la cosa, poi tornai comunque, la cosa che rimpianto è che sono rimasto sempre a fare il secondo, il terzo, magari a magari, non lo so, giocando avrei fatto qualcosa in più, ecco. Poi chi lo sa. Questo è l'unica cosa, il rimpianto che ho. Però in quel periodo stavo bene, giocavo a casa, giocavo a Lecce, quindi stavo bene, ecco. Non mi mancava niente, tra virgolette. Pierpaolo? Sì, no, questa è una domanda che faccio a tutti gli ex Lecce che sono stati per un po' di stagione a Lecce. Qual è il gruppo, l'annata a cui sei rimasto più affezionato, che ricordi sempre con più piacere? Guarda, l'annata più bella secondo me è l'anno che abbiamo vinto il campionato, che io facevo il secondo a Rosati, che era allenatore De Canio, che stava Mari Lungo, Vives, Munari, Baglè. 2009-2010. Quella è la più bella, anche perché c'era proprio, vedevi proprio il gruppo che faceva tutto insieme. Immagino, abbiamo fatto i capodanni insieme, tutti i sabati dopo le partite andavamo a ballare in discoteca fisso, tutti i sabati, perché giocavamo il sabato, ma se ne giocava il sabato, quindi quello è vizzimo. Infatti poi il campionato, quello fu l'anno più bello, diciamo, ecco. E l'estate prima nessuno vi dava una lira l'estate prima a Lecce, perché non era mai considerato il Lecce fra le squadre che potevano lottare per il campionato. Quella è la cosa bella. No, quell'anno, sì, quell'anno parli. Sì, quell'anno lì, l'estate prima, sì, nessuno parlava del Lecce. Bravo, perché loro, ricordo che fecero sta squadra, c'era Baclé che veniva dal Latino, cose del genere, Mazzotta anche dal Palermo, dalla Primavera, Terranova uguale. Poi c'era Barilugo dalla Samp, no, erano tutti i giocatori, diciamo, che stavano emergendo, che si erano trovati lì, non lo so, però nessuno ci dava, ecco, per vincitrici di campionati. Ci siamo trovati subito lì, poi le prime partite persimo qualche partita all'inizio, però poi iniziamo a ingranare e arrivavamo, diciamo, in testa. Diciamo dalla seconda, terza, quarta partita finché all'ultima sempre in testa. La settimana scorsa abbiamo avuto Baclè, e se non sbaglio sì. Baclè disse quando arrivò Di Michele a gennaio che era una cosa arrivò lui e Loviso dal Torino, sì, ricordo Di Michele, lo vedo sempre ogni estate, lo vedo col bici, perché anche lui viene a fare il bici. E ricordiamo sempre quell'annata che fu bellissima. Io ricordo ancora il giorno che festeggiamo, che è indimenticabile, erano giorni veramente indimenticabili, che facevo il giro a Piazza Sant'Onofrio, no, come ogni vittoria di campionati. Ricordo momenti bellissimi, veramente belli, che ti rimangono. Sì, sono indelebili, ecco, sono troppo belli. Io la domanda ovviamente la faccio, poi Davide non so se mi puoi rispondere. Noi sabato andiamo a Milano per giocarcela con l'Inter. Tu dico, qualche speranza ce la dai oppure no?
Io con l'Inter dovevo fare l'esordio, poi ebbi un problema, non so se vi ricordate, che mi operai il ginocchio, mi successe una cosa, vabbè, sia, la sfortuna. Paro Gabrieli, e quella volta ne parò Gabrieli, poi. Bellissimo. 4-1. Bravo, bravo. Sì. Io ricordo che stavo qua, avevo un problema al ginocchio, c'era Sesse Cosmi allenatore, avevo un esonerato di Francesco. E mister Zanotti che mi chiamava al telefono, fai salire il ragazzo, fai come sta, mi voleva far giocare perché comunque fisicamente stavo bene quel periodo. Salì e poi mi bloccai, insomma, perché avevo il blocco del ginocchio e mi bloccai. Il risultato 1-0-2, va. Quindi per forza, dobbiamo vincere per forza, 0-2, non posso dire 2-0. E poi non mi sentirai mai dire una roba del genere. Ma lo dici, lo dici perché sei tifoso o perché ci credi davvero? Ma io ci credo, sono uno che alle cose che dice ci crede, ecco. Poi come va, però ci credo, ecco. Che dico, ci credo sempre. Ma da uomo di spogliatoio arrivare a una partita così, dopo aver vinto col Frosinone, che se vogliamo ti sistema un po' la classifica, ti toglie un po' di pesi, non ti fa stare meglio? Giocare sì, quello sì, però sai che cosa succede? Giocare con squadre blasonate come l'Inter, c'hai sempre quella cosa in più, non è come quando vai a giocare con Frosinone o con le squadre di giù, è diversa. La tensione che hai con le partite, cioè importanti, con le partite diciamo che sono di alta classifica, sono differenti di quelle che vai a giocare, ecco. Quindi sei diciamo non costretto, comunque è più facile fare la partita con le grandi squadre che con le squadre più piccole, diciamo, ecco. Fare la partita significa fare la prestazione. Ti saluta Messo Gigi, ti saluta Rocco e ti ringraziamo anche noi, Davide, per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Ciao, grazie, Davide, alla prossima, Davide. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Mille grazie, ciao a tutti ragazzi, ciao. Ah, ragazzi, dobbiamo chiudere i nostri pronostici perché siamo rimasti all'Empoli, ricordo che siamo rimasti. No, Empoli Lazio, avevamo fatto due. Ok. In Italia avevamo detto due. Avevo fatto anche Sassuolo Genoa, X, perfetto. E poi avevamo fatto qualcos'altro. Un po' di Monza Fiorentina che ho detto che secondo me finisce una sorpresa. Ah, per me X. Ok, quindi 1-1-X. Salernitana Milan, secondo me la legge marziale di Sabatini ancora deve entrare in vigore, quindi 2-2 fis. Anche per me. Poi hai provato a salvare Salernitana in extremis, non c'è parte. Ragazzi, Sabatini è fantastico. Io penso che mi rivedo il documentario di DAZN. Sì, ma non penso che riesca a fare miracoli in due giorni Sabatini, anche perché non allena lui poi. Quella è la squadra, poi tra l'altro, cioè al massimo gennaio può fare qualcosa. Andiamo al 23 dicembre, Frosinone Juventus. Per me è 2, mi dispiace per Frosinone. Vabbè, ma anche perché voglio dire, si stammino favori, giocatori. Vabbè. Esperti, shock, tu stai dicendo che il Frosinone regala la partita a Juve e ti scambia. No, giocatori. No, la Signore si le distanze. Prendo degli distanze, una vergogna, però, Andrea, ma come puoi pensare di una cosa del genere? La Juventus ha 5-6 giocatori e dati al Frosinone. Ne approfitto. Ora sta prendendo un altro difensore. Se avete seguito le ultime notizie di calciomercato, è praticamente quasi fatto il passaggio in prestito di Huizen, credo che si pronunci, dalla sì. Juventus al Frosinone, prestito secco, e si parla di una possibile partenza, tra virgolette, di Sulé in futuro, perché Sulé ha molto mercato, pare anche in Inghilterra, e la Juventus sì. Potrebbe minimizzare. 25 milioni, tra l'altro, sono soldi veri. Sì. Per un giocatore come Sulé è una cifra che, se vogliamo, uno all'estero vuole fare l'investimento. Sì, anche perché è un giocatore, ora non ricordo, credo sia classe 2003, 2002, non so se... Non sbaglio, però sì. Ha fatto 6 gol nel campionato, però comunque nel senso un giocatore 25 milioni sono soldi. La Juve poi deve fare il centrocampista, quindi probabilmente li investirà così. E se togli al Frosinone Sulé,
Ginocchiello, no, non c'è un limite di prestiti per una squadra. Proseguiamo con i nostri pronostici. Bologna-Atalanta, questa è una bella partita, davvero una bella partita. Genererei gol, però dirò X. Esatto, io uguale anch'io. Anch'io X, faccio fatica a trovare. Torino-Udinese, per me è 1. Dico X, perché lo del Torino in casa vinto a stenzilo l'Empoli, non lo so, 1 e X, io dirò X. Torino non fa due vittorie di fila da settembre. Per me 1, risicato. Hai fatto tutto il giro e poi vabbè, andiamo avanti che è meglio. Deve riflettere sulle cose, non è... Verona-Cagliari. X, 1 a 1 scritto nella pietra. Concordo. Pavoletti, Lazovic, tipo roba del genere. Okay. Okay. Io siamo... sì, sono tutti X. Però Roma-Napoli ci dobbiamo esprimere, per me è 1. Per me è 2. Napoli travolge la Roma dopo il 4-0 di ieri. Napoli comunque giocatori ce li ha, nel senso, Chiellini e Mazzarri non mi fa impazzire, però Kvaratskhelia, Osimhen, Ragazzi, Roma-Napoli X. Beh, è una sfida importante nel caso. Comunque non abbiamo pronosticato una vittoria in trasferta. Ah no, Specchi ha pronosticato l'Inter a San Siro, il Lecce a San Siro. Il Lecce. No, ma perché poi tra l'altro, ora io poi vorrò fare un articolo su questa cosa, se la chat. Ovvero che vinciamo a San Siro. No, che faccio fatica a ricordare da quando seguo io il Lecce, una stagione in cui il Lecce nel girone d'andata non vince almeno una partita fuori casa. Perché con Liberani vincemmo a Ferrara, vincemmo a Torino, con Di Francesco per esempio una stagione pessima, vincemmo a Bologna, a Cesena. Baroni, Salerno. Ma abbiamo sempre vinto almeno una partita fuori casa. E ci rimangono due trasferte, oggettivamente. Ne sono comunque due trasferte difficili, quindi o facciamo questo record negativo, poi andrò a controllare perché secondo me magari negli anni 90 qualche stagione è successo, però dal 2000 credo mai. O facciamo questo errore negativo, signor Lau dice che vinciamo a Bergamo, oppure vinciamo a Milano a Bergamo. Sper- andrebbe sì, molto tranquillo. Oggi io in chiusura ringrazio per l'abbonamento Meshu Gigi 21esimo mese e Pinoccolo per il 10° e niente ragazzi, appuntamento con Vittorio Murra adesso vi domani. Dico quando è domani alle ore 11. Vittorio Murra in via del tutto eccezionale domani alle ore 11, mentre poi sabato vediamo la partita insieme al Pipa di Muro Lescese e vi aspettiamo in numerosi. Sì, sabato ragazzi, se venite, perché l'abbiamo messa apposta come data del 23, perché Natale. Sappiamo che molti rientrano per le festività natalizie, quindi veniteci a trovare al Pipa perché ci divertiamo, l'ultima volta è stata bella, quindi veniteci a trovare perché dai, facciamo una bella cosa, facciamo un bel raduno. È stato bello e ciao a tutti.